miei stasera c'è stato spettacolo puro fra due squadre meravigliose, Real Madrid e Manchester City. Pertanto questa era la finale anticipata e io posso dire questa è davvero la finale anticipata. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto, perché se vi iscrivete al canale e attivate la campanella, ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Allora signori, prima di tutto prendiamo un po' di camomilla perché non stiamo tanto bene. Che dire, è stata una partita pazzesca, una partita dove le due squadre hanno dato spettacolo, 90 minuti di spettacolo. Da una parte avevamo Vinicius Junior che è stato davvero meraviglioso, dall'altro un collettivo, una squadra che ha saputo soffrire ma anche altrettanto attaccare. Dall'altra parte abbiamo visto delle giocate davvero meravigliose. Quella del, se non mi sbaglio, era il 15° del primo tempo, Benzema di tacco lancia Vinicius Junior che parte tutto solo fino ad arrivare a Benzema. Lì Benzema non è riuscito a fare il tappeto vincente. Un Real Madrid che nel primo tempo aveva messo alle corde il Manchester City, però nel momento migliore del Manchester City è stato proprio il Real Madrid ad andare in vantaggio, così come nel secondo tempo, nel momento in cui il Real Madrid aveva messo alle corde il Manchester City, in quel momento Gundogan lancia De Bruyne, che De Bruyne tutto solo da fuori area tira una fucilata terraria da fuori area e realizza il gol dell'1-1. Che dire, è stato davvero bello, è stato davvero anche una partita arbitrata bene. Gli unici due assenti in questa partita, se possiamo proprio dire assenti, il vichingo Haaland è stato proprio bloccato, non è riuscito a dare l'input in più al Manchester City, e dall'altra parte Benzema, il pallone d'oro in carica, l'uomo che lo scorso anno è riuscito nell'impresa di far vincere Real Madrid la Coppa, in questa partita è stato poco attivo. Mi è piaciuto tantissimo Camavinga è stato perfetto, signor mio, ha fatto una giocata meravigliosa, faceva delle giocate davvero belle e non era neanche nel suo ruolo, e questa è la bravura sia dei giocatori del Real Madrid che di Carlo Ancelotti. Un Carlo Ancelotti che è un po' nervoso, perché se non ricordo male è raro che vediamo un Carlo Ancelotti prendere un giallo. Dall'altra parte abbiamo De Bruyne che oggi anche lui è stato in ombra fino al gol decisivo, ma De Bruyne degli ultimi anni è questo, poco appariscente, però quando ha la palla decisiva ti realizza il gol. Fra una settimana si giocherà tutto a Manchester, e a Manchester io penso che lì partiremo 51-40, è perché essendo sempre in casa del Manchester United, nello stadio Manchester City, sempre in casa, è raro che Manchester City riesca a sbagliare in casa. Però dall'altra parte se c'è una squadra che può mettere in difficoltà proprio il Manchester City a casa sua, quella è il Real Madrid, soprattutto con quelle giocate, soprattutto nel momento in cui i due centrali, andiamo a vedere le formazioni, i due centrali che sono stati Alaba e Rudiger, che alla fine, voi rendetevi conto la carriera di Alaba era un terzino, Ancelotti in 2 anni l'ha fatto diventare un centrale, uno dei migliori al mondo, sono riusciti a disinnescare una macchina da gol come Haaland, è tanto. Dall'altra parte mi sono piaciuti anche Stones e Diaz, due centrali, anche qui si può dire adattati, però che riescono a seguire le istruzioni del suo allenatore. Guardiola e Ancelotti dalle panchine riescono a guidare questi giocatori alla meraviglia. Proprio questi 11 giocatori, quelli del Real Madrid e quelli del Manchester City, sono l'espressione dei loro allenatori. Secondo me, solo con uno sguardo i giocatori capiscono cosa vuole l'allenatore.
Valverde è stato, no, si può dire che oggi è stata una bella partita, una partita affascinante, e pensare che il Manchester City non ha fatto un cambio, cioè non ha messo in campo né Foden, né Laporta, né Menez, né Alvarez. Cioè il Manchester City, Guardiola ha deciso di tenere per 90 minuti la stessa identica formazione, perché aveva capito che era la formazione migliore da mettere in campo. Forse aveva anche lui paura che, secondo che il giocattolo era perfetto, siccome il giocattolo era perfetto, ormai erano riusciti a inquadrare il Real Madrid, cambiare una pedina, poteva cambiare tutto, poteva rompere questo castello di carte che era stato costruito. Dall'altra parte il Real Madrid il cambio l'ha fatto 10 volte alla fine, ha fatto uscire Rodrigo, entrare Asensio, è uscito Kroos per ammonizione perché rischiava di prendere il secondo giallo, e poi sarebbe stata una mancanza sia qui che la prossima partita di ritorno. Non ha messo uno qualunque, Chavarinho ha messo, non è che ha messo un giocatore, uno che è stato pagato solo 90, quasi 100 milioni di euro, uno che ha portato, che ha trascinato la Francia in finale, non è che ha messo qualcun altro, ha messo Fernandez, ha tolto Modric, ha messo Fernandez, tutti i cambi per riuscire a modificare lo scacchiere, che alla fine lo si è mosso più di tanto. È finita 1-1 con Ederson che ha fatto due interventi davvero meravigliosi, ma Courtois, signori miei, se Magnan noi lo consideriamo il portiere più forte al mondo, Courtois cosa dobbiamo considerarlo? Courtois ha avuto quei due anni di stand by dopo che è andato via dall'Atletico, è andato al Chelsea, lì forse si è un po', come posso dire, non era il Courtois che avevamo visto all'Atletico. Poi è tornato al Real Madrid in un ambiente organizzato, ognuno sa il suo ruolo, ognuno sa cosa deve fare, ed è secondo me diventato uno in questo momento, senza togliere a Magna, Courtois è il portiere più forte che c'è in circolazione. Vediamo un po' di statistiche di questa partita: possesso palla 43-57, tiri 13-10, tiri in porta 3-6, tiri fuori 2-1, tiri fermati 8-3, punizione 13-11, calci d'angolo 8-7, fuori gioco 0-2, parate 5-2, falli 11-11, cartellini gialli 2-2, passaggi totali 455 contro 668, passaggi completati 400 contro 522, contrasti 15-14, attacchi 75-107, attacchi pericolosi 38-60. Io sinceramente sono onesto, io 60 attacchi pericolosi del Manchester City non li ho visti, però quando queste statistiche tante volte non riesco a capire, perché parliamoci chiaro, io non ho visto 60 attacchi pericolosi del Manchester City, perché se voi mi dite che Manchester City ha fatto 60 attacchi, stiamo parlando di una partita completamente diversa, una partita che sì, che il Manchester City ha avuto possesso palla, però tante volte possesso palla era fatta a centrocampo, perché non riusciva a trovare le vie giuste per arrivare ad Haaland. Io secondo me l'unico errore, essendo che Real Madrid con Alaba e Rudiger avevano capito come cambiare Haaland, io avrei messo l'argentino Alvarez, che poteva cambiare le sorti della partita. Fra una settimana c'è il secondo round e lì dico che c'è parte con l'1% favorito il Manchester City, perché gioca in casa. Però signori miei, che partita è stata, mi dispiace dirlo, la partita di domani sera fra Milan e Inter non sarà a questi livelli, perché qua stiamo parlando di un calcio superiore. Signori miei, iscrivetevi al canale, e chi non si è visto questa partita non sa cosa si è perso, uno spettacolo unico. Scusate come mi sento, però oggi l'allergia mi sta completamente mettendo KO. Ciao, alla prossima.